Chi è stato il miglior amministratore locale tra voi due? La risposta sarebbe scontata, il sottoscritto. Però devo dire che da sindaco di Magenta ho conosciuto un grande e bravo sindaco che ha voluto bene alla sua gente e per la politica questo è tanto. Maurizio Lupini. Dai un voto a Monti. 4. 5. Bersani. 4. 4 e mezzo. Alfano. 4 più 4, 8. 7. Valotelli. 28. Valotelli senza voto, io tipo per la Fiorentina, quindi... Più grande, Cinisello Balsamo o Busto Garolfo? Cinisello Balsamo, 74.150 abitanti, anzi 151 perché stanotte è nata una bambina. Sicuramente Cinisello Balsamo. Dici che cosa hai fatto a Roma su temi di persona, famiglia e impresa? Potrei dire tanto, tanto, tanto come troppo spesso i politici dicono, ma è tutto quello che abbiamo fatto è troppo poco per aiutare giovani, famiglie e imprese ed è per questo che dobbiamo impegnarci ancora di più. Per la famiglia abbiamo realizzato un piano strategico importante, quindi abbiamo messo nel mio comune la famiglia al centro di ogni attività amministrativa, destinando il 25% del bilancio comunale alla spesa sociale. Dare libertà ad ognuno di essere protagonista nel costruire il bene comune nella propria città. Sono nate nella mia città 160 associazioni che hanno dato risposta ai bisogni più diversi dei cittadini. E per le imprese abbiamo creato insieme a Legnano, Magenta, Vietegrasso, quindi tutto il territorio dell'Ovest Milanese, insieme alla Regione Lombardia, il tavolo di coordinamento dell'Ovest Milanese per rilanciare infrastrutture, imprese ed economia appunto in provincia di Milano. Dica qualcosa del globo. Che cosa posso dire a uno che, e lo dice un milanista, forza Balotelli, che si chiama Del Gobbo, tifa Fiorentina e pare che abbia combattuto la battaglia di Magenta. Solo una cosa posso dirgli. Che in politica, e posso dirvi, perché a lui glielo posso dire, ma lo devo dire a voi, che in politica ci vuole gente come Luca, che non solo a parole, ma nei fatti è appassionata alla propria gente e sa che cosa vuol dire che la politica è mettersi al servizio della comunità. Adesso di qualcosa a Maurizio. Maurizio, so che a te piace correre, io sono candidato per la Regione Lombardia, fai correre tutti gli amici, tutti i tuoi amici, perché per il prossimo 24-25 febbraio, appunto, questa corsa si possa coronare con la vittoria.